In questo ciclo di quattro video lezioni parleremo di fibre tessili. Iniziamo parlando della catena tessile. La catena tessile riguarda una serie di operazioni fatte appunto sulle fibre tessili, partendo dalle materie prime che si trovano in natura o quelle realizzate dall'uomo, la filatura, nella quale otteniamo i filati, la tessitura, nella quale otteniamo i tessuti, intrecciando tra di loro i filati ricavati nella fase precedente, e infine la confezione, in cui i tessuti vengono lavorati e assemblati per ottenere i prodotti confezionati. Le fibre tessili possono avere origine diversa, come possiamo vedere in questo schema. E innanzitutto possono essere suddivise in fibre naturali e in fibre chimiche. Le fibre naturali, a loro volta, sono suddivisibili in vegetali, animali e minerali. Tra le vegetali troviamo il cotone, il lino e la canapa, più altre meno utilizzate. Tra quelle animali troviamo la lana e la seta, tra quelle minerali l'amianto e la lana di vetro. Le fibre chimiche, anche dette tecnofibre, si dividono in artificiali e sintetiche. Quelle artificiali partono da prodotti naturali che subiscono delle lavorazioni, delle trasformazioni dall'uomo. Si ottengono appunto fibre tessili chiamate rayon e acetato, più altre ancora. Quelle sintetiche sono invece prodotte proprio in laboratorio, più che altro le fibre ricavate da derivati del petrolio. Abbiamo la poliamide, l'acrilico, il poliestere e tante altre. Le fibre vegetali ed animali sono state tessute fin dall'antichità. Le prime ad essere usate sono state nell'ordine il lino, la lana e il cotone. Solo nel 1891 entrò in commercio la prima fibra artificiale, il rayon, e nel 1935 la prima fibra sintetica, il nylon, quindi sono molto recenti le tecnofibre. Le fibre naturali, abbiamo detto, si dividono in vegetali, animali e minerali, e in questa prima lezione andremo a studiare le fibre vegetali. Iniziamo con il cotone. La pianta del cotone viene coltivata in zone dal clima caldo, temperato o tropicale e che abbiano acqua a sufficienza. Questo che vediamo nell'immagine è il marchio del cotone 100%, cioè quando un prodotto, un abito o una tovaglia è prodotta al 100% con cotone, spesso noi troviamo nell'etichetta questo marchio. Quando il frutto del cotone matura, perché il cotone appunto abbiamo detto è una pianta con un frutto, e quando questo frutto matura si apre e lascia uscire il bioccolo, cioè i semi ricoperti da questi peli. Con i peli più lunghi si producono i filati, quelli più corti, che vengono detti linters, servono per fabbricare rayon e carta, in quanto il cotone è costituito al 95% da cellulosa, che è la materia prima con cui si fa la carta. Quindi ripetiamo, con i peli più lunghi si faranno i filati, la filatura che abbiamo visto adesso nella catena tessile, mentre quelli più corti, con opportune lavorazioni, serviranno per fabbricare il rayon e poi vabbè anche la carta. La raccolta del cotone, scusate, si fa a mano oppure a macchina. Facendola a mano si possono scegliere i frutti, diciamo, già più maturi, invece la raccolta a macchina è sicuramente più veloce, ma non guarda se appunto la pianta è giunta a maturazione oppure no. Poi la fibra viene separata dal seme, quindi tutti quei peli che abbiamo visto nella foto di prima vengono separati dal seme. Questa fase viene chiamata sgranatura o ginnatura, e poi tutto il cotone viene compresso e imballato per essere più facilmente trasportabile. Queste balle vengono dette di cotone sodo. Più le fibre sono lunghe, fino a 4 cm, e maggiore è il loro valore perché viene un filato più pregiato, più lucente, più fine, più resistente. I tessuti di cotone sono utilizzati sia per abbigliamento che
per arredamento, come vediamo in queste fotografie. L'altra fibra naturale vegetale che andiamo a studiare è il lino. Le fibre di lino si ricavano dal fusto, quindi il cotone abbiamo visto dal seme, invece il lino dal fusto di una pianta alta fino ad 1 metro. Esistono due tipi di lino, il lino da tiglio e il lino da seme. Per quanto riguarda il lino da tiglio, ne ricaviamo la filaccia a steli alti, che si raccolgono quando ingialliscono ed i semi non sono ancora maturi. La filaccia serve appunto per fare i filati. L'altro tipo di pianta da lino si chiama lino da seme. Da questa pianta non ricaviamo filati, ma ricaviamo l'olio di lino. È più basso e la raccolta avviene soltanto quando il seme è completamente maturo. A differenza del cotone, che è composto al 95% di cellulosa, il lino invece contiene anche lignina, grassi e cere, che sono delle parti che devono essere quindi eliminate. I filamenti sono lunghi 50-60 cm e le fibre con cui poi faremo il filato sono invece lunghe 2-4 cm. Sono saldati tra di loro da sostanze collose e appunto i grassi e le cere che abbiamo appena detto, e vanno appunto eliminate. E adesso vedremo come. Il lino viene utilizzato per la biancheria da letto, per tovaglie, per abbigliamento e per arredamento. È un miglior conduttore di calore rispetto al cotone e dà una sensazione di fresco perché il calore prodotto dalla sudorazione viene subito eliminato perché appunto è un buon conduttore di calore. E ha un difetto però che si stropiccia moltissimo. Vediamo le lavorazioni che si effettuano sul lino. La prima è la raccolta, viene fatta estirpando le piante che vengono però lasciate sul campo ad essiccare al sole. Quando sono abbastanza secche, viene eseguita l'abbattitura, anche chiamata sgranellatura degli steli, che serve a separare le capsule e le foglie. Poi si liberano le fibre dalle sostanze gommose attraverso la macerazione, esponendole alla rogiada o immerse nell'acqua. Quindi le fibre, una volta sgranellate, diciamo, vengono lasciate esposte alla rogiada oppure immerse in acqua. Questo fa sì che tutte le sostanze gommose si sciolgano. Fase successiva è di nuovo l'essiccazione perché, essendo stati immersi nell'acqua, queste fibre vanno essiccate e dopodiché vengono sottoposti alla macellatura o scodolatura. Praticamente con questo attrezzo, vengono ridotte le fibre in piccolissimi frammenti e eliminata la parte legnosa ancora presente, perché abbiamo detto che nello stelo c'è anche la lignina, quindi lo stelo, è piuttosto duro, quindi va eliminata la parte legnosa. Infine si esegue quella che viene chiamata la pettinatura. Praticamente attraverso questi attrezzi che richiamano un po', la forma, cioè i denti del pettine, e vengono passate le fibre su questo attrezzo come se le stessimo, pettinando. E questo fa sì che riusciamo a separare le fibre corte che rimangono appunto impigliate nei denti e dalle fibre lunghe che allo stesso tempo si dispongono parallelamente, proprio come se stessimo pettinandole. E alla fine abbiamo appunto le fibre lunghe di lino pettinate, pronte per essere filate. E questo era il lino. L'ultima fibra vegetale che andiamo a studiare è la canapa. Le fibre di canapa si ricavano da una pianta erbacea annuale che può essere alta anche più di 3-4 metri. I filamenti sono lunghi 2-3 metri e sono formati da fibre lunghe da 1 a 5 centimetri, saldate anche queste tra di loro da sostanze collanti. Infatti, sono praticamente le lavorazioni uguali a quelle del lino, quindi non le ripeteremo, ma le fibre che se ne ricavano sono più grossolane. La canapa
quindi infatti non si usa per abbigliamento pregiato, ma si usa per teli, per tessuti, teli come questo che possiamo vedere, per tessuti, per abbigliamenti, arredamento, tovaglieria e asciugamani che però mantengono un aspetto poco pregiato, sempre un pochino grezzo. Un tempo, con le qualità più resistenti di canapa, si fabbricavano anche i cordami e le reti. E ora è rarissimo vedere corde e reti in canapa perché si utilizzano di più le fibre sintetiche. Invece le stoppe, che erano le fibre corte della canapa, si usavano e si usano tuttora per imbottiture, quindi imbottiture di cuscini o di altri elementi di arredo. I cascami, infine, che sono proprio i residui delle lavorazioni, quelli che non possono essere usate né per fabbricare tessuti né per fabbricare canapa o reti, vengono e neanche per imbottiture, vengono utilizzate per la produzione della carta, perché anche la canapa è ricca di cellulosa. Termina qui la prima lezione dedicata alle fibre tessili. Proseguiremo nella prossima.